Bisognerebbe mettere, la cosa più importante è mettere su basi più solide la crescita italiana. E la crescita italiana, secondo me, richiede delle riforme. Io partirei dalla riforma della burocrazia. Siamo qui piccole imprese. Ogni anno le piccole e medie imprese spendono per compilare moduli tra i 30 e i 35 miliardi. Sono le cifre enormi. Questo riduce la loro competitività, rende la vita più, se non impossibile, difficile. Richiede tempi di attesa per avere permessi, tutta questa cosa dobbiamo considerare questa come una priorità dell'Italia, invece è una cosa sì che tutti i governi dicono di fare, però non è mai una priorità. E quindi uno dei motivi per cui siamo fragili è che abbiamo un debito pubblico alto. Queste sono spese che aumentano ulteriormente, se sono finanziate in deficit, come sembrerebbe per il prossimo anno, aumentano ulteriormente il debito. Se ci sono delle priorità, faccio per dire per esempio, noi non vogliamo che nessuno muoia di fame, quindi l'idea di un reddito minimo garantito non è sbagliata. Dobbiamo aver cuore, essere generosi, se però vogliamo aver cuore, essere generosi, dobbiamo essere disposti a fare dei sacrifici, pagare più tasse o tagliare qualcos'altro, o magari combattere l'evasione fiscale. Invece qui si finanziano queste spese che sarebbero prioritarie e permanenti prendendo a prestito i soldi. Non mi sembra una cosa molto, molto logica. Beh, ce ne sono tante che si potrebbero fare. Una che mi viene in mente è che noi abbiamo fissato alcuni parametri storicamente, a cominciare dall'articolo 18, che ormai non esiste quasi più, sulla soglia molto bassa di dipendenti, su 15 dipendenti, e questo ha avuto degli effetti poi nel lungo periodo non preventivati, costringere le imprese a rimanere molto basse, però a rimanere molto piccole in un momento in cui questa cosa invece non era assolutamente negativa. L'altro punto su cui intervenire è quello del credito, nel senso che il problema delle imprese italiane non è quasi mai intrinseco all'impresa, ma la possibilità di crescere grazie a finanziamenti. A finanziamenti soprattutto sulla parte innovativa, perché l'innovazione richiede, assorbe risorse, richiede competenze. Questa cosa in Italia per una lunga serie di ragioni è sempre stata molto difficile, e nel momento in cui tutto si fa su quella frontiera non basta Industria 4.0 che ti permette di cambiare i macchinari, ma bisogna incentivare le aggregazioni, incentivare gli investimenti. Alcune cose sono state fatte, ma ovviamente non sono mai abbastanza. E poi l'altra cosa fondamentale è creare un contesto in cui alcune cose diventino un po' più semplici. Io vivo in un settore declinante, che è quello dell'editoria, soprattutto dell'editoria di carta, ma tutta la parte, diciamo, del mercato del lavoro è costruita su misura di grandi imprese che possono permettersi molte zavorre. In una piccola impresa, che sia come nel mio caso editoriale o che sia un subfornitore di una multinazionale, avere un paio di dipendenti problematici e non potersene mai liberare è una grossa cosa che condiziona. Quindi il mercato del lavoro è sicuramente uno dei tanti problemi.